Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo tutorial dove continuiamo a parlare di camera RAW come abbiamo visto nel precedente tutorial, perché è stata introdotta un'altra novità oltre a quella che abbiamo visto precedentemente. Se vi ricordate, quindi nei predefiniti abbiamo dei filtri dove noi possiamo, che noi possiamo applicare alle nostre immagini, vedete, direttamente in automatico. Ora è stata introdotta anche questa nuova novità qui nel pannello principale. Vedete, abbiamo anche i profili e qui abbiamo come default Adobe Colori. Infatti qui siamo su colori. Se andiamo su bianco e nero, vedete, qui abbiamo Adobe monocromatico. La stessa cosa se clicchiamo qui, abbiamo, vedete, Adobe monocromatico, e poi abbiamo altri vari profili dove noi possiamo entrare per visualizzare degli effetti e applicarli alle nostre immagini. Però prima voglio far vedere una cosa: questa è un'immagine scattata in RAW e quindi vi trovate tutte queste possibilità. Adesso vi faccio vedere un'altra cosa, faccio annulla, andiamo a prendere un'immagine JPEG, poi andiamo in filtro e filtro camera RAW. Apriamo, guardate, qui abbiamo ancora qui nei nostri profili, vedete, ci ritroviamo solamente colori e monocromatico. Infatti, se noi clicchiamo qui nei colori, possiamo aprire dalla sfoglia, vedete, oppure anche da qui sfoglia, e qui abbiamo tutte le nostre possibilità di intervenire per modificare la nostra immagine con degli effetti particolari. Abbiamo l'artistico, il bianco e nero, e il moderno e il vintage. E basta posizionarsi sopra, vedete, con il mouse, ed ecco che qui possiamo visualizzare in anteprima il nostro effetto. Ma torniamo alla, faccio nulla, torniamo alla nostra immagine in camera, di camera RAW. Adesso la ricarico, ecco qua la nostra immagine, poi andiamo nei nostri profili, vedete, e ritorniamo con i nostri profili che abbiamo visto prima, che vengono suddivisi in vari profili: colori, orizzontale, standard, verticale e vivace. Per quanto riguarda orizzontale e verticale, penso che non è che si trovano tante informazioni in internet, ve lo dico subito. Comunque ho capito che servono per, sono effetti per quanto riguarda i paesaggi, per quanto riguarda i ritratti. Poi abbiamo quello standard vivace che offrono altri effetti. Andiamo qui nella Adobe Colori, premiamo, vedete qui su sfoglia, e qui abbiamo i preferiti, quelli che ho scelto io prima, e qui possiamo entrare nei profili per applicare un nostro effetto, e lo possiamo fare sia direttamente da qui, vedete, andiamo in artistico, qui abbiamo vari effetti, andatevi a vedere, e la curiosità è che Adobe Photoshop, cioè Camera RAW in questo caso, vedete, utilizza le miniature come in plugin esterni, abbiamo già visto in alcuni plugin esterni per Photoshop. Quindi abbiamo la possibilità di visualizzare l'effetto in anteprima solamente passandoci sopra col nostro mouse. Vi dicevo che possiamo entrare direttamente da qui, oppure vedete anche da qui abbiamo tutti i nostri effetti, scusate, volevo dire da qua. Quindi per esempio Adobe verticale, se clicchiamo andiamo direttamente in Adobe verticale, in questo caso vedete tra i preferiti. Quindi scegliete voi la soluzione migliore per le vostre immagini. E abbiamo la possibilità di avere la griglia o l'elenco, possiamo, vedete, avere un elenco o una griglia, decidete voi. Poi qui possiamo visualizzare tutti colore o bianco e nero. E anche bianco e nero, vedete, abbiamo la possibilità di avere vari effetti, eccoli qua. Li ho provati con alcuno, sono veramente, alcuni sono proprio belli, vedete, ecco qua. Quindi scegliete l'effetto che volete voi, in questo caso bianco e nero. Sì, quindi questa è una grande innovazione, perché abbiamo la possibilità di effettuare dei cambiamenti alle nostre immagini in modo automatico, e poi dopo entrare qui nel pannello generale e poi cambiare le varie impostazioni aggiustandolo come vogliamo noi. Non mi rimane che salutarvi e ci vediamo. Arrivederci.